Andiamo a parlare di un altro spettacolo. Da venerdì 28 a domenica 30 al Trastevere, uno spettacolo che è un vero e proprio esercizio di scrittura creativa, che prende come spunto la storia di tre ragazzi, tre vissuti diversi e del riflesso tre temi sociali dirimenti che toccano soprattutto le giovani generazioni. Ne parliamo con l'autrice e con la regista, ma anche protagonista, ovvero Valeria Vandia. Buonasera Valeria. Grazie Buonasera, ciao, grazie. a te di essere nostra ospite. Allora, io ho fatto questa piccola introduzione, uno spettacolo, possiamo dire, generazionale in qualche modo. Sì, generazionale nel senso che è un tentativo di parlare alla mia generazione, di parlare di tematiche, problemi che possano essere universali, ma anche parlare nello specifico, insomma, della vita intorno a me. Di ciò che io Certo, conosco. quindi i temi sono esattamente tre, perché tre sono i protagonisti, quindi il gioco d'azzardo, l'abuso sessuale e l'omosessualità. Quindi temi dirimenti, a volte anche un po' spinosi, insomma, no? Soprattutto quando parliamo di abuso sessuale e di omosessualità, dove chiaramente il pregiudizio la fa sempre un po' da padrone, no, Valeria? Assolutamente, è interessante che hai parlato di questi ultimi due temi, dato che questo spettacolo nasce come corto inizialmente sulla ludopatia, quindi inizialmente ciò che mi interessava davvero esplorare è proprio il discorso della ludopatia, però poi mi sono resa conto che questi tre personaggi avevano tre storie da raccontare e sì, sono tre temi sociali se vogliamo dividerli, perché sono tre atti, tre personaggi. Che hanno tre problemi principali, tre problemi, diciamo, alla base, della loro storia, però è la storia di tre persone, ecco, prima Certo, di tutto. quindi tre storie che vanno da alienazione sociale, denuncia e se vogliamo anche ribellione, no? Quando parliamo di pregiudizio nei confronti dell'omosessualità, Valeria. Assolutamente, in particolare in questo spettacolo ero interessata a parlare della relazione dell'omosessualità, cioè essere, come si dice, in the closet, no? Sì. Riguardo la propria sessualità e Certo. anche però questo discorso in relazione anche alla propria cultura di appartenenza, no? Il personaggio del terzo atto, che è quello che poi interpreto io, Sì. ha una famiglia che viene in parte dal Camerun, che è un paese dove l'omosessualità è ancora illegale, è punibile con pena di morte, quindi insomma è un rapporto Certo. un po' più complicato del Naturalmente, semplice. naturalmente, c'è tutto un contesto sociale difficile con il quale convivere, insomma, no? Se tu addirittura non sapevo naturalmente questa cosa, no, del Camerun, che ci sono queste leggi molto restrittive nei confronti, appunto, un po' come in Turchia, voglio dire, no? Adesso mi viene in mente la Turchia perché forse da parte della grande stampa se ne parla di più, o della Russia stessa, per esempio, no? Che ci Esatto. sono proprio delle leggi assolutamente fatte ad hoc, no? Per combattere l'omosessualità, insomma, è una condizione decisamente di grande sofferenza, no? Il fatto di non poter vivere liberamente la propria sessualità. Ma e non solo poterla vivere tranquillamente, ma avere un conflitto interiore riguardo proprio la propria identità, no? Certo. Se ciò che le mie, dove sono le mie radici e dove in parte non posso essere, È chi vero. sono? E questo è qualcosa di cui ho parlato con tante persone che conosco che sono di seconda generazione e che sono queer e vivono questa doppia, no? Non appartenenza. Esatto, questa condizione è un po' stare un po' sul crinale, insomma, non riuscire mai a trovare a piantare le radici. Esatto. E questo che credo che poi sia alla fine frustrante e scatena tutta una serie poi di naturalmente di sofferenze da un punto di vista proprio psicologico, no? Nell'individuo. Assolutamente. E tutti e tre i protagonisti, sì, sono tutti e tre protagonisti in momenti diversi. Proprio la condizione psicologica, la sofferenza di combattere un demone che poi. Nessuno di questi tre demoni si vedono veramente mai in scena, loro sono sempre
con loro stessi e con gli altri, e questi demoni, questi, sì, questi problemi che stanno combattendo si manifestano sempre nella relazione con l'altro. Alla fine è così che, certo, che ci conosciamo, ed è così che, è vero, che capiamo anche cosa hanno a che fare. Ecco, la ludopatia non ha un... Sì, sì, no, la ludopatia è naturalmente un altro problema assolutamente sociale. Il paradosso, no, Valeria, è che diciamo, si investono soldi per combattere la ludopatia, però poi lo Stato fondamentalmente consente il gioco d'azzardo, e questo è un po' un ossimoro se ci pensiamo. Assolutamente. E poi il fatto che questo corso sia nato durante il periodo di quarantena, sì, dove comunque il gioco d'azzardo è cresciuto tantissimo, il numero di persone che giocano d'azzardo, insomma, è un'industria che è cresciuta. È cresciuta in maniera esponenziale, insomma, in no? In maniera esponenziale. Esattamente. E le persone che vivono con questo problema. Che poi non è necessariamente, non c'è bisogno di andare, per esempio, in questi luoghi, no, di aggregazione, tra virgolette aggregazione, dove appunto ci si aliena, ma uno può giocare anche da casa, no? Cioè, esatto. Ci so, perché è tutto anche molto così online, tra l'altro. Esatto. Ed è un... diciamo un burrone senza fine, alla fine uno cade dentro e non se ne esce mai fuori, tant'è che poi ci no. sono proprio delle terapie proprio sulla ludopatia, no? Degli psicologi di sostegno. Cioè, assolutamente, è un problema molto complesso. Ovviamente non sono una psicologa, ma questo spettacolo nasce da esperienze, insomma, della mia vita, di persone intorno a me. Certo. E posso dire, insomma, con molta sicurezza che per chi soffre di ludopatia la quarantena è stata un inferno, perché sei Esatto. chiuso in casa con il tuo mostro e non Bra. puoi fare nulla. Splendido, splendida questa tua definizione, e quindi devo dire che più che mai il teatro deve stimolare riflessioni e prese di coscienza, Valeria, in questo caso. Non spero, Quando questo è... ci... No, no, beh, insomma, credo che non si finisca mai, no? Come anche il discorso, adesso poi ci arriviamo, anche sulla violenza di genere, sugli abusi sessuali, è un altro purtroppo punto che non, è un'altra questione che non si riesce mai a uscirne fuori, che sistematicamente siamo sempre lì a parlarne. Perché c'è un problema naturalmente di educazione, c'è un problema... sicuramente anche alle radici, no? Questioni familiari pregresse, questa violenza soffocata che poi naturalmente viene scatenata nei confronti delle donne, insomma, ma anche dei più deboli, se vogliamo, che non sono solo gli omosessuali, a volte i disabili sono presi di mira. Assolutamente, e anche in questo caso no, non, questo episodio di violenza è come non viene visto, dico nello spettacolo fisicamente, non c'è questa presenza, non esiste quest'uomo in scena, e quello che mi interessava esplorare non era tanto l'aderenza negli uomini, ma la rielaborazione di un trauma, cioè che cosa succede quando affrontiamo un trauma, come si cambia e come a volte gli strumenti che pensiamo di avere a disposizione a un certo punto non sono più, sembra crollare tutto, sembrano non funzionare più, sembrano essere assolutamente inefficaci. E allora che cosa ci aggrappiamo, in che modo ci ricostruiamo? Certo, ottima disamina, cara Valeria, quindi ricordo l'appuntamento da venerdì 28 a domenica 30 al Teatro Trastevere. Diciamo che tu sei scena insieme a Gabriele Planamente e Deborah Ponzo, giusto? Esatto, e se posso Ma certo, aggiungere devi. con l'aiuto regia di Marco Zicari e con il sostegno di FMG Production e del Teatro Trastevere. Bene, e che ringraziamo, salutiamo naturalmente Marco Zordan e Vania Lai, sempre molto attenti a queste giovani drammaturgie. Valeria, io ti ringrazio molto, ti auguro naturalmente in bocca al lupo e insomma, credo che sia una prima questa, no, Valeria? No, abbiamo già debuttato l'anno scorso Sì. a Spazio Rossellini, vincendo il bando Dominio Pubblico Under 25.
E allora Sì, auguriamo a questo stiamo testo tornando. di viaggiare, insomma, magari di Grazie. girare per altri teatri. Un caro saluto, Grazie Valeria, e buon teatro. mille. Un caro saluto anche a te. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao.